Buonasera e benvenuti a una nuova mh, serata dedicata, la seconda più o meno, <ride> dedicata alla rassegna stampa delle principali notizie <ride> divulgate durante il mese di eh, marzo 2014, e <ride> a un'anteprima dei principali eventi celesti che potremo vedere a, eh, durante il mese di aprile 2014. Allora, un, un saluto, un caro ringraziamento a chi c'è. Siamo 24, ma siamo appena nati, quindi sapete bene che è, è difficile, è difficile eh, far breccia in un ambiente che è già comunque chiuso, customizzato come quello de, dell'astrofilia in Italia. E quindi faremo, faremo un po' di fatica, però alla fine arriveremo dove vogliamo arrivare, che è quello il punto in cui vogliamo uh, creare una community di, di astrofili, dove un, un sito, un portale fatto da tutti dove poter uh, ritrovarsi a parlare di astronomia. Quindi questa è una uh, serata che si chiama Occhi al Cielo, è una delle tante iniziative che eh, abbiamo preso nel mese che ci ha visto nascere e un po' crescere anche. <clears throat> E quindi Occhi al Cielo è per ora l'unica eh, serata in streaming che facciamo, ce ne saranno eh, diverse, ce ne saranno altre, eh, stiamo aspettando più che altro che cambi la tecnologia eh, di, eh, di trasmissione. Parliamo un attimo di noi, eh, questa serata abbiamo detto si chiama Occhi al Cielo, è organizzata da Astronomiamo. In, ehm, con patrocinio Unone, Unione Astrofili italiani e i nostri partner più mh, noti sono il Circolo Astrofili Sanremo che eh, diciamo, organizza con noi questa serata anche perché alcuni membri del team di Astronomiamo sono del Circolo Astrofili Sanremo e di Sky Live che è <coughs> amico storico che eh, ci, mh, ci accompagnerà comunque durante il nostro uh, cammino durante, durante tutto il tempo che, che riusciremo a essere online con il nostro portale. Se andiamo a vedere un attimo tutto quello che abbiamo fatto durante questo, questo mese, eh, allora possiamo indicare delle rubriche che sono già nate e che sono già avviate, le potete trovare già sul nostro portale, e che sono Quantum Café che è gestita dalla qui presente, mi sembra Strange 3607, in arte eh, sarebbe Noemi Fico, e che e prevede degli approfondimenti in tema di, di fisica e di astrofisica. E è uscito il primo numero dove ci ha parlato dell'effetto Cherenkov e del cielo azzurro. Ce ne sono altre due rubriche. La seconda che vediamo nella locandina è Occhi alla Luna ed è curata da Elisa Cavalli. E sulla chat è Elisadr in onore della stella nel cigno, e che nel primo appuntamento ci ha parlato della luna piena, quindi come cosa è possibile vedere eh, quando la luna è piena. Terzo appuntamento, occhi alla ISS, questo è più quotidiano che, che mensile, è curato da Barbara Mantegazza, che sulla chat è presente con il nome di Barbara, e che ogni giorno ci dice quando passerà la stazione spaziale internazionale il giorno dopo. <coughs> e ha portato un po' sfortuna perché il, via, il lancio della Soyuz non è andato come doveva eh, però ovviamente non è colpa di, eh, di Barbara altra rubrica che è quella che ha inaugurato le rubriche e che è già uscita è la testa fra le nuvole che è eh, curata da eh, Claudio Strauss che è presente anche in questa chat che si chiama Strauss per darle il caso e che vede l'universo in maniera un po' diversa rispetto a quanto siamo soliti vederlo perché lo vede con quel fare poetico e con quell'occhio diverso, che mh, ogni tanto fa bene perché poi essere sempre troppo, eh, troppo fisici si diventa come Noemi. E quindi è meglio evitare <coughs> gioco. Altra, altra rubrica, e siamo già al secondo numero di questa rubrica, è Astrofotografiamo, curata da Mauro Di Lorenzo, e qui presente come Mauro e eh, che in pratica ci guiderà attraverso vari step che ci porteranno ad essere dei, eh, dei provetti eh, astrofotografi, quindi eh, ci porterà a, a vedere mh, come, si, come si arriva a una fotografia astronomica partendo proprio dalle basi fino ad arrivare all'elaborazione. Altra eh, rubrica che vediamo qui. In questa slide è il cielo racconta, che è iniziata proprio questa settimana, è curata da Paola Marella, e in chat Paola Marella, sempre più fantasiosa, e che ci eh, racconta quello che il cielo ci racconta, cioè le, le mitologie, le costellazioni eh, che vediamo sopra le nostre teste, che poi, <coughs> scusate, oltre ad essere... Eh, Scenografiche, oltre ad essere interessanti, ci aiutano anche a ricordare i nomi delle costellazioni e delle stelle. Non finisce qui, queste finora sono le rubriche che sono state eh, già eh, inizializzate, quindi che trovate già sul nostro sito, ma ce ne sono altre in arrivo eh, che sono A Caccia di Respiri, che è una rubrica che partirà a breve, che è curata da me, e, e che in pratica eh, cerca di ripercorrere tutto. Quel che è stato fatto e tutto quel che sarà fatto in tema di ricerca della vita nel Sistema Solare e dell'universo stesso, oltre a questo c'è una rubrica la vediamo al centro che partirà a breve. Che è gestita da eh, Roberto Volza, anche lui presente in chat come Roberto Volza, e che ci parlerà del ciclo di vita stellare, quindi delle stelle dalla loro nascita alla loro morte, quindi in pratica passerà attraverso il, il cuore dell'astronomia, visto che tutto. Ruota intorno alle stelle e a quello che producono. Quindi, questa è una rubrica che partirà a breve di Roberto Volza. L'ultima che vediamo sulla destra è gestita da eh, Adriano Gabrielli, che m, si chiama in onore di Isaac Newton, di quello che disse: è Sulle spalle dei giganti, e che in pratica ci parla eh, mensilmente di un grande astronomo del passato. A breve uscirà il primo numero e parlerà di Parco di Nicea. E quindi questa è un'altra rubrica eh, della quale andremo a parlare. <clears throat> Oltre a questo, un grande lavoro eh, sta facendo anche Raffaella Ennas. Infatti ho scritto Asteroidi e Comete perché? Perché fa un lavoro che è un po' più sporco, un po' più nascosto, perché eh, diciamo non ha una rubrica a parte, ma sta eh, quotidianamente eh, aggiungendo oggetti al nostro database di asteroidi e di comete. Quindi, eh, a parte anche svantaggiata, perché asteroidi e comete nascono così come funghi, le trovano come funghi, quindi, eh, diciamo, fa un lavoro che è molto, molto importante per il nostro sito, perché il nostro sito si basa anche e soprattutto sulla presenza di un calcolo delle di cosa che mh, non tutti possono vantare. E quindi ogni oggetto che eh, la nostra RA, nella chat si chiamerà, inserisce, eh, viene Mm. in pratica di ogni oggetto viene calcolata l'effemerità quindi vengono messe anche le effemerità sul nostro sito quindi <coughs> un lavoro eh, molto, eh, molto importante oltre a questo abbiamo fatto un po' il riepilogo di tutto quello che abbiamo fatto oltre a questo in un mese abbiamo pubblicato qualcosa come 108 notizie astronomiche quindi diciamo che ce la caviamo in termini di, eh, di aggiornamento del sito Oltre a questo a breve partirà quello che mh, chi eh, ci conosce sa che eh, portiamo, cerchiamo di portare avanti da tempo, adesso il tempo lo abbiamo e quindi eh, verrà eh, di nuovo alla luce il nostro amico Saturnino, il nostro amico Hop, con il sito 123stella. Attualmente è già visibile, il sito è già presente online, eh, si trova all'indirizzo 123stella.astronomiamo.it e guiderà in pratica i più giovani attraverso 12 missioni, una al mese, al termine della quale completeranno un pezzetto di orbita intorno al Sole. Ogni missione sarà divisa in quattro fasi, alla fine di ogni fase vinceranno un quarto lunare, quindi ci sarà una fase lunare e, e questo eh, sarà fatto quindi, per un anno come corso di base, di inizio per eh, avvicinare anche i più piccoli all'astronomia in modo un po' semplice e divertente, speriamo, almeno questo. <ride> ci siamo um, fatti un po' eh, di pubblicità, eh, a breve ci saranno anche sviluppi per un uh, piccolo corso di astronomia che faremo nel radio con RWS e um, una collaborazione con Space TV che ci porterà, a, um, ci porterà in pratica a, a collaborare anche con questa televisione eh, via streaming, quindi diciamo le cose le stiamo facendo, le cose le, eh, le portiamo avanti. Quindi eh, abbiamo parlato un po' di noi, di che cosa dobbiamo parlare questa sera, abbiamo detto delle principali notizie divulgate a marzo e delle, eh, principali, eh, dei principali eventi celesti che potremo ammirare durante il mese di aprile 2014. Cominciamo dalle notizie. In pratica eh, abbiamo fatto una scaletta di, delle cose di cui parlare, di Mercurio, di Venere, della, delle fasce di Van Allen, eh, tuttavia è stato un mese abbastanza particolare per quanto riguarda le notizie. Sono state monopolizzate da eh, una, una conferenza indetta dalla Royal Astronomical Society e un'altra di ieri indetta all'ESO, dove in pratica eh, sono state... Eh, diramate delle comunicazioni che hanno, che hanno un po' cambiato il volto dell'astronomia per come la intendiamo. Quindi andiamo avanti e cominciamo con la prima notizia. Questa eh, la mettiamo in ordine eh, crescente di importanza. Quindi facciamo prima la notizia che è stata divulgata eh, ieri e quindi è stata eh, indetta. Una, una conferenza eh, a Brasilia, quindi dalle parti dell'ESO, sarebbe la stazione dell'ESA eh, nel, nell'emisfero australe e la conferenza è stata indetta parlando di una scoperta che avrebbe variato il modo di pensare di alcuni oggetti eh, celesti presenti nel sistema solare esterno. La notizia in pratica eh, è stata la scoperta di un sistema di anelli intorno a un asteroide. Ed è la prima volta che degli anelli vengono trovati intorno ad un asteroide. L'asteroide si chiama 10199 Chariclo, se questa è la pronuncia eh, esatta. E, e quindi da ieri ha ufficialmente due anelli. Come è stata eh, fatta questa scoperta? Che cosa ha consentito di determinare che un asteroide lontano un miliardo di chilometri da noi possa avere due eh, anelli? Ovviamente non è stata una uh, scoperta cercata, come spesso accade nell'astronomia, è stata una uh, scoperta che è venuta fuori cercando altro. Eh, in questo caso si chiama serendipiti, quando si scopre una cosa mentre se ne cerca... Un'altra. L'occasione è stata data dal transito di un asteroide, quindi dell'asteroide eh, 10199 Chariclo, davanti ad una stella. <clears throat> la stella si chiama UCAC4, questa la leggo, 248-108672, e quindi capite bene perché la leggo, e, e in pratica questo asteroide sarebbe passato davanti a questa stella, bloccandone la luce. Adesso, durante il mese di marzo, eh, si è verificato un fenomeno che è passato per raro, cioè l'occultazione della stella a Regolo da parte di un asteroide. In effetti la rarità non è dovuta al fatto che un asteroide passi davanti a una stella, perché se andate su un sito, c'è cioè un sito che, parla, che è proprio dedicato alle occultazioni stellari da parte di asteroidi, vedete che ogni giorno questo succede. La rarità di questo mese era eh, che eh, la stella occultata era... Regolo, quindi è una stella ben conosciuta e molto brillante. <ride> In questo caso, ovviamente, la stella di nome ucac 4248108672 non è di certo tra le più conosciute. Eh, però è un evento che gli astronomi ovviamente conoscono perché è monitorato e il passaggio di un asteroide davanti a una fonte di luce, come può essere una stella, <ride> consente di studiare determinate cose. La luce della stella la conosciamo, lo spettro della stella lo conosciamo. Quindi nel momento in cui un asteroide ci passa davanti, le variazioni non solo di luce, ma anche di spettro, ci possono dire quali sono le dimensioni dell'asteroide e qual è lo spettro dell'asteroide, perché va a cambiare quello noto della stella. Eh, ci si aspetta un calo di luce. Il calo di luce che si è verificato però è stato molto particolare, adesso eh, diciamo non, non ridete per quello che sto per fare perché eh, in pratica si tratta di disegnare cosa che io non sono capace, <clears throat> però nel momento in cui un asteroide passa di fronte ad una stella ci si aspetta una variazione di luminosità della stella, una linea retta, poi nel momento in cui l'asteroide passa, un calo di luce repentino che dura tutto il tempo del passaggio fino a che la, la luminosità della stella risale e torna a quella di prima. Quindi qui c'è il passaggio dell'asteroide davanti alla stella e qui la fine del passaggio. Ora, che cosa è successo per 10199 Cheriglo quando è passato davanti a quella impronunciabile stella? Non c'è stato un grafico di eh, luce, una curva di luce di questo tipo. C'è stato un uh, picco minore, una risalita, un altro picco come quello di prima, una risalita ancora, poi un uh, momento in cui la luce stellare è tornata come prima, un calo più lungo dovuto al passaggio proprio dell'asteroide, una risalita dovuta al fatto che l'asteroide è comunque passato e poi di nuovo due picchi uguali, del tutto uguali a quelli che, eh, erano, che si erano verificati in ingresso. Ovviamente eh, scusate la, la fattezza delle linee perché sono veramente Qualcosa di, di, di osceno, però, questo uno, un, una curva di luce di questo tipo ci indica il fatto che intorno all'asteroide c'è stato, eh, c'è ancora, qualcosa di simmetrico perché alle stesse distanze dall'inizio dell'asteroide e dalla fine dell'asteroide si sono verificati due picchi. Questo ha consentito di scoprire che intorno a questo asteroide esistono due. Anelli eh, sono state determinate, anche, data la distanza, le dimensioni di questi anelli che sono stati pari a 7 km e 3 km rispettivamente, e che sono separati l'uno dall'altro da uno spazio vuoto di 9 km. Quindi, questo è ciò che ha portato alla scoperta di questi anelli. Ci si attendeva un calo di luce repentino e unico per cercare di capire la eh, forma, la dimensione e l'atmosfera atmosfera, la composizione di questo asteroide, e invece è risultato uno spettro molto particolare che ha determinato la presenza di, un, mm, di, di anelli intorno all'asteroide. Quindi, questa è stata la scoperta da parte, eh, della, che è stata diramata ieri all'ESO. Eh, I due anelli, tanto per curiosità, hanno anche ha, avuto un nome e si chiamano, peggio della stella. Oiapoc e, e Chui, se la pronuncia è questa, e indicano eh, il nome di due fiumi brasiliani che si trovano uno all'estremo nord del Brasile e l'altro all'estremo sud del Brasile. Quindi questa è una delle principali notizie che è stata diramata durante questo, eh, questo mese. Ancora ieri è stata eh, diramata un'altra notizia, dopo arriviamo a quella del, dell'anno forse e che riguarda quello che stiamo vedendo sullo schermo, anche in una rappresentazione artistica ovviamente, eh, riguarda la scoperta di un oggetto al di là di Serna, quindi al di là delle 73-74 unità astronomiche di Serna, e quindi posto eh, a 80 unità astronomiche di distanza dal Sole. L'oggetto si chiama 2012 VP113, questa era facile, quindi me la ricordo, eh, in pratica non si tratta di un corpo come gli altri, mm, si tratta di un pianeta nano. Che differenza c'è tra un asteroide, un pianeta nano e un pianeta? Eh, qui viene incontro la definizione eh, del, del, dell'Associazione Internazionale Astronomica, dell'Organizzazione Internazionale Astronomica, IAU, che ci dice che un pianeta è caratterizzato da tre fattori. Il primo è quello di avere una massa tale da riuscire ad essere in equilibrio idrostatico che detto in parole povere significa che è tondo. Eh, il secondo è quello di orbitare intorno ad una stella e il terzo parametro è quello di aver liberato la propria orbita da corpi a lui assimilabili. Eh, se ci pensate bene, ovviamente la Terra è un pianeta, è tondo, orbita intorno al Sole e intorno non ha corpi assimilabili alla la Luna, che comunque è un suo satellite. <coughs> e la stessa cosa vale per tutti gli altri pianeti. Non valeva per Plutone, soprattutto dopo che è stato scoperto Sedna, e quindi Plutone è stato derubricato a pianeta nano. E qui intervengono i pianeti nani. I pianeti nani sono dei pianeti mancati, secondo la uh, definizione IAU, uh, perché hanno una massa tale da avere forma sferica anche loro, orbitano intorno a una stella come il Sole. Ma a differenza dei pianeti, non hanno ripulito la propria orbita. Tanto è vero che nei pressi di Plutone esiste Sedna e esiste adesso anche 2012 VP113, e probabilmente troppi ne esistono ancora. Quindi questo è un pianeta nano. Eh, visto che Plutone è stato derubricato da pianeta a pianeta nano, eh, e che molti in America se la, se la sono presa perché poi è stato, era stato l'unico pianeta scoperto da un americano, quindi, ovviamente. Eh, poi eh, io ho Obama a Roma, quindi ne devo parlare bene sicuramente questa sera. <coughs> eh, è stata creata una categoria a parte, dove i pianeti nani che si trovano al di là dell'orbita di eh, Urano vengono chiamati non pianeti nani, ma plutoidi. Quindi, questo scoperto, essendo a 80, anni, eh, a 80 unità astronomiche di distanza dal Sole, è un plutoide, e precisamente è il plutoide più lontano mai scoperto quindi con le sue 80 unità astronomiche. Ovviamente oggetti di questo tipo vengono visti nel momento in cui si avvicinano al Sole, quindi le 80 unità astronomiche, altro non sono se non eh, il punto di perielio di questi oggetti, il punto più vicino al Sole. Perché? Perché nel momento in cui la loro orbita, prevalentemente ellittica, perché provengono dalla nube di Oort, eh, quindi nel momento in cui la loro orbita li fa allontanare, eh, è chiaro che diventano molto meno visibili, quindi noi riusciamo a vedere questi oggetti proprio nel momento in cui si avvicinano. La scoperta è stata fatta da eh, Troiglio e Scott Shepard ed è stata pubblicata su eh, Nature. Quindi questo è un allargamento che ieri ha subito il nostro sistema solare, visto che adesso <coughs> viene a trovarsi in condizioni di, eh, di essere un po' più grande rispetto a quello che pensavamo ieri. Ovviamente non è proprio così, sappiamo benissimo che ci sono altri oggetti ancora più lontani, però... Finora il sistema solare osservabile, questo qui eh, ci dice. Passiamo adesso alla notizia del, del mese, quella che forse potrebbe essere la notizia del, dell'anno, eh, anche se qua e là sul web ha subito determinate, eh, determinate critiche, perché eh, in pratica... Eh, durante una conferenza tenuta alla Royal Astronomical Society è, mh, è stato proclamato eh, il fatto di aver trovato la prova diretta delle onde gravitazionali. Abbiamo messo questa perché eh, soprattutto in Italia dove si tende a, a sminuire un po' quello che viene dall'estero per cercare di eh, veicolare tutte le notizie attraverso i canali eh, forse per la ricerca fondi, diciamo, volendo essere maligni, è stata messa in discussione. E è stato detto che non è una prova evidente. Ovviamente, adesso andremo a vedere di che cosa si tratta, ovviamente una prova evidente, una prova diretta, un'osservazione diretta di quello che è accaduto nel momento in cui l'universo aveva qualcosa come 10 alla meno 37 secondi di vita. È anche inutile cercarla, quindi, ovviamente, non c'è visione se queste persone sanno che l'osservazione diretta può arrivare a 380.000 anni dopo il Big Bang, fine dell'era della Dark Age. Eh, quindi, ovviamente, una prova diretta che non è quella osservativa, ma che dipende da altre cose. <clears throat> quindi, eh, chi si aspettava che le onde gravitazionali si manifestassero con il bosone di Higgs a cavallo di una onda, come quello che vediamo, Ovviamente è fuori pista. Adesso andiamo a cercare di capire che cosa è successo. Per farlo, eh, riproponiamo mh, una breve, un breve riassunto di, che è la, eh, di quello che è il modello cosmologico standard, quindi eh, diciamo la, quella che viene chiamata in definitiva la teoria del Big Bang, anche se la definizione corretta è quella di modello cosmologico standard. E partiamo dall'inizio o almeno quasi dall'inizio. Cosa è il Big Bang? Spesso a questa domanda viene risposto qualcosa che è per definizione errato e che eh, riguarda il fatto che il Big Bang sia una esplosione. Ora, una esplosione è un evento che è definito in un determinato luogo e in un determinato tempo prima del Big Bang non esistevano né luogo né tempo, quindi ovviamente l'esplosione le, eh, eh, è di per sé indefinibile a quell'epoca. Quindi eh, la teoria cosmologica standard non parte proprio dall'inizio, perché ovviamente non si può sapere cosa c'era all'inizio, date le nostre conoscenze attuali, ma parte da un momento chiamato <clears throat> era di Planck e che in pratica rappresenta... Un momento pari a 10 alla meno 43 secondi dopo il Big Bang, quindi qualcosa come eh, un miliardesimo di miliardesimo di secondi. Adesso non sto a contare i miliardesimi anche perché non lo so proprio, ma comunque qualcosa di molto, di molto breve. <clears throat> Durante l'era di Planck, quindi questo tempo di Planck, tutte le forze che oggi dominano l'universo, quindi le forze elettrodeboli elettro e elettroforti, l'elettromagnetismo e. La forza gravitazionale erano unite com così come era unita relatività e meccanica quantistica. Ovviamente un, un, un universo di questo tipo noi non riusciamo a conoscerlo, ancora non riusciamo a far parlare relatività e meccanica quantistica, quindi è chiaro che durante il tempo di Planck noi non riusciamo a sapere cosa potesse esistere. Proprio per questo motivo, per il fatto che non riusciamo a dare una spiegazione scientifica a quello che avveniva in questo tempo dell'universo, questa teoria, la teoria modello cosmologico standard è ancora oggi eh, avallato dalla Chiesa cattolica, perché perché non sapendo dare una giustificazione scientifica, lascia spazio all'intervento divino, quindi è un qualcosa che la Chiesa cattolica eh, avalla. Sappiamo e lo sappiamo da eh, determinazioni matematiche e quantistiche che il diametro all'epoca dell'universo era pari a un milione di miliardi ovviamente più piccolo rispetto al diametro che può avere un <ride> atomo di idrogeno quindi immaginate qualcosa veramente di infinitesimo ovviamente una cosa di questo tipo eh, significa che eh, all'epoca visto che tutta la massa era racchiusa in un qualcosa di infinitesimo la temperatura era elevatissima eh, pari alla 10 e alla 32 Kelvin, quindi, tanto per avere una indicazione, quindi ci troviamo di fronte a un universo piccolissimo e a un universo caldissimo, del quale non sappiamo descrivere il comportamento proprio perché eh, era un universo in cui la fisica era talmente così miscelata che non riusciamo a determinarne eh, nulla. Alla fine di questa era di Planck sappiamo che la gravità abbandonò le altre forze e quindi. Iniziò ad avere una propria, mh, una propria individualità. Quindi la gravità si stacca dalle altre forze. Arriviamo al momento 10 alla meno 35 secondi per arrivare all'era eh, cosiddetta leptonica, quando in, pratica, quando in pratica si iniziano a dividere anche le altre forze. Abbiamo detto che alla fine dell'era di Planck la forza gravitazionale ha assunto la propria autonomia, così durante il eh, periodo 10 almeno 35 secondi, quindi durante l'era elettronica fanno così anche le altre forze. Quindi l'interazione elettrodebole e l'interazione nucleare forte si dividono e dalla prima eh, si scinde poi la forza elettromagnetica. Eh, cominciano a formarsi le prime particelle minori, quindi i quark e i leptoni, quindi da qui all'era leptonica, e le loro rispettive antiparticelle. Quindi il calore è talmente tanto che si, si riescono a creare coppie di particella e antiparticella che poi finiscono per annichilarsi tra loro. E questo accade dopo un periodo che corrisponde a 10 alla meno 6 secondi dall'inizio, quindi stiamo ancora proprio all'inizio del nostro eh, universo si giunge all'era radiativa. In pratica i, i quark che si sono creati prima, i quark e i che si sono creati prima, cominciano ad annichilarsi con le loro antiparticelle e cominciano ad apparire barioni e fotoni. Che cosa sono questi due impavidi signori? Il fotone ovviamente è la luce e il barione eh, rappresenta la base della materia barionica, quindi la base della materia come, così come noi la conosciamo, quella che si distingue, Diciamo dalla materia oscura che non, che non conosciamo. <clears throat> Quindi l'universo comincia ad essere un po' dominato dai fotoni. I fotoni sono luce ed è per questo che si eh, parla in questo caso di era radiativa. E fenomeno molto importante in questo eh, frangente è il verificarsi di una asimmetria tra la materia e l'antimateria. Eh, particella e antiparticella cominciano a essere in numero diverso quindi eh, si viene a creare uno sbilanciamento tra le particelle e le antiparticelle a favore delle particelle ed è proprio per questo che oggi riusciamo a vedere la materia così come la vediamo perché altrimenti se ogni particella di materia si fosse distrutta eh, collidendo con una particella di antimateria oggi non staremmo neanche qui a parlarne <coughs> arriviamo all'era eh, successiva che è definita era adronica. Abbiamo detto che il Big Bang non è un'esplosione, ma è una tendenza a mh, espandersi, quindi qualcosa di molto caldo che tende ad espandersi finisce anche per raffreddarsi. Raffreddandosi eh, le particelle riescono a divenire un po' più grandi. Quindi queste particelle più pesanti nascono dal dal fatto che i quark eh, non bruciano più, non cuociono più nel loro brodo primordiale così caldo, ma riescono a collidere tra loro e a unirsi per dare vita a queste particelle più pesanti che si chiamano adroni. E è per questo che si parla di era adronica. Quindi le asimmetrie che prima erano a livello particellare, particella e antiparticella, adesso riguardano particelle un po' più grandi. Quindi cominciano a formarsi degli agglomerati. E di materia in tutto eh, l'universo. Arriviamo in pratica dopo tre minuti, quindi facciamo un bel salto, ma in questi tre minuti è successo veramente di tutto, se considerate che esiste anche un libro in narrativa astronomica che si chiama I primi tre minuti, quindi si... immaginate cosa può essere successo. Comunque dopo tre minuti la temperatura ormai è scesa a un miliardo di gradi, che in pratica sembra tanto, ma se andiamo a vedere nell'universo è la temperatura che si trova anche all'interno de delle stelle un po' più eh, calde. Quindi, essendo scesa, cominciano a formarsi non solo particelle più grandi, ma anche i primi nuclei atomici e soprattutto si creano gli elementi più leggeri. Noi eh, diciamo spesso durante le nostre serate che eh, un oggetto è antico perché è formato soltanto da elio e idrogeno, ad esempio. Perché? Perché sono proprio questi gli elementi che si sono formati durante il, le prime fasi di questa espansione. E quindi durante questa fase che si chiama eh, nucleosintesi, si sono formati i primi nuclei atomici di deuterio, eh, elio, litio e berillio. Stiamo parlando ancora di nuclei atomici, non di atomo completo. Perché? Eh, gli elettroni sono ancora liberi di girare, hanno ancora talmente tanta energia perché fa ancora talmente caldo, che sono liberi di girare senza essere catturati dalla eh, gravità che viene espressa dal nucleo atomico. Quindi passano ancora le ore e finché si arriva a 380.000 anni, abbiamo fatto un po' un riassunto, quindi quando l'universo ha 380.000 anni ormai si è ben raffreddato. La, la temperatura è scesa eh, a circa 3300 gradi centigradi e quindi gli elettroni, con meno energia, hanno comunque rallentato un po'. Rallentando, i nuclei atomici riescono a catturarli ed è così che gli elettroni cominciano ad andare al loro posto. Ovviamente gli elettroni che non, eh, non girano più come schegge impazzite per l'universo allora conosciuto, ma adesso sono in ordine, quindi fanno in modo che i fotoni riescano a uscire dall'universo. Prima immaginate l'universo come una nube di elettroni e quindi i fotoni che cercavano di uscire proprio dall'universo andavano a sbattere continuamente contro questi elettroni che li assorbivano e li riemmettevano a energie sempre un po' minori. Con il fatto che hanno rallentato e che i nuclei atomici riescono a catturare gli elettroni e quindi a dare loro un ordine si è aggiunti al, al fatto che eh, i fotoni riescono a liberarsi, riescono a uscire, riescono a espandere eh, la loro potenza, la loro velocità, quindi, oltre eh, la nube di elettroni che finora li aveva bloccati. Quindi questo si chiama era stellare e segna la fine della Dark Age. Quindi, che cosa significa questo? Tutto quello che noi riusciamo a vedere osservativamente, per osservativamente si intendono fotoni non può risalire a più di 380.000 anni dopo il Big Bang, perché prima di questo periodo l'universo era un qualcosa di, eh, di oscuro, dove i fotoni, ripetiamo, andavano a sbattere continuamente sugli elettroni liberi. Quindi nel momento in cui con 380.000 anni di età e una temperatura di 3300 ⁇ C, gli elettroni si sono messi a posto e quindi L'universo è diventato trasparente, quindi da quel momento in poi ci si mostra alla, alla vista esattamente così come, come era. In questo periodo cominciano a nascere le prime strutture, agglomerati di materia cominciano a formare a, ad addensarsi sempre di più, quindi a esprimere una forza gravitazionale un po' maggiore, quindi iniziano a formarsi le prime, eh, le prime strutture, che poi sono quelle che oggi vediamo sotto forma di galassie vicine come M31 o di galassie lontane di quasar di stelle, ammassi galattici e tutto quello che vediamo fino ad oggi. <clears throat> Quindi questo in poche parole è quanto è successo eh, nell'universo da appena dopo la sua nascita ad oggi. Bene. Quello che vediamo oggi è comunque un universo che è molto omogeneo. Eh, dovunque noi vediamo, ovviamente a, a grande scala, quindi non ci limitiamo a vedere le stelle che sono vicine di casa oppure le galassie più vicine che fanno parte del gruppo locale, ma se vediamo l'universo a maggior scala ci, eh, ci rendiamo conto che l'universo è omogeneo. Dovunque mh, guardiamo è sempre uguale a se stesso. <clears throat> per essere così, eh, l'informazione dell'universo dovrebbe aver viaggiato alla velocità della luce. Per prendere tutto l'universo, eh, il tempo di trasmissione di questa informazione sarebbe, eh, porterebbe a un'età dell'universo ancora maggiore rispetto a quella che invece è stata eh, diagnosticata. Quindi questo è in contraddizione. A questa contraddizione ha, fatto, eh, ha dato soluzione un, un certo Alan Gutt, eh, che era un fisico che lavorava alla Stanford Linear Accelerator Center. Eh, questa soluzione è arrivata nel 1979 e si chiama inflazione. In pratica che cosa ci dice l'inflazione? Che, che in un periodo che va da 10 alla meno 37 alla 10 alla meno 34 secondi dopo il Big Bang, quindi qualcosa di fulmineo, eh, l'universo si è espanso ad un tasso di espansione Molto maggiore rispetto a quello medio, ma di 10 alla 28 volte maggiore rispetto a quello medio. Quindi in pratica, in un tempo pari a qualcosa come un miliardesimo di trilionesimo di trilionesimo di secondo, quindi qualcosa di veramente infinitesimo, l'universo è passato da una dimensione di 100 miliardi di volte più piccola di eh, un protone a una dimensione di una decina di centimetri, quindi più o meno come. Come un'arancia e questo in un tempo infinitesimo, abbiamo detto. Questo ha determinato anche un, un abbassamento della temperatura. E da cosa, può data, da cosa può essere stata data questa inflazione, questo eh, aumento del tasso di espansione? Può essere stato dato dal fatto che eh, alla fine dell'era precedente, in pratica, eh, la rottura della simmetria tra materia e antimateria. E la rottura delle forze elettromagnetiche avrebbe creato una pressione. Questa pressione ha dato questa spinta all'universo, che quindi si è espanso in maniera così esponenziale. Quindi, in poche parole, l'inflazione altro non è se non un'accelerazione improvvisa e, e rapidissima dell'espansione dell'universo. Quindi, questo avrebbe stiracchiato in pratica tutto l'universo. Avrebbe stiracchiato un po' tutta la sua eh, la radiazione all'epoca esistente e lo avrebbe reso omogeneo nella parte di universo visibile, così come lo vediamo oggi. Quindi il ruolo dell'inflazione è stato quello di spianare la superficie della parte di universo visibile, non di tutto, ma soltanto di quello visibile, quindi che è una parte molto piccola rispetto a quello che invece è l'universo eh, per intero. Non basta perché? Eh, perché se inflazione c'è stata, allora ha determinato un'accelerazione delle masse che facevano parte dell'universo. Per quanto piccole potessero essere queste particelle di quark, eh, erano comunque delle masse. È una massa accelerata, e poi accelerata a, questa, a questo tasso determina delle onde gravitazionali, almeno la teoria dice che devono esserci delle onde gravitazionali generate da questa accelerazione di massa. Adesso il problema è uno, che tutto questo si è verificato in un'epoca in cui l'universo aveva 10 alla meno 37 eh, secondi. Eh, sappiamo, l'abbiamo detto prima, che in pratica eh, noi riusciamo ad avere osservazione diretta dai 380.000 anni in poi. Quindi come facciamo, come potremo mai fare a vedere qualcosa che è successo così presto? È un modo, modo c'è è, è ed dipende dalle prove che abbiamo a favore della tesi cosmologica eh, prevalente, quindi della tesi del Big Bang. Prove a favore del Big Bang. La prima è, è l'espansione dell'universo. Se noi diciamo che il Big Bang è un qualcosa, è un movimento di espansione, allora possiamo anche dire che eh, se torniamo indietro con il, nel tempo, tutto quello che adesso si sta espandendo, tornando indietro, si, eh, torna tutto in uno stesso punto. Eh, quindi questo è dimostrato vero. Perché dimostrato vero? Perché eh, nel, eh, Edwin Hubble, studiando eh, il movimento delle galassie, notò che le galassie tendono ad allontanarsi l'una dalle altre e non tendono ad allontanarsi da noi perché noi siamo il centro, ma tutto nell'universo tende ad allontanarsi da tutto il resto. Eh, L'esempio più classico è quello della pasta lievita con, eh, con l'uvetta sopra. Nel momento in cui la pasta lievita, eh, ogni chicco di uvetta si allontana da tutti gli altri eh, e quindi non è che c'è un centro, è tutto che si espande. Quindi a dire il vero, eh, Hubble fece questa scoperta, non fu proprio lui a farla, ma lui la formalizzò, eh, e, si, e basò tutto sull'analisi eh, sull delle galassie dell'ammasso dell della Vergine. Ora va bene che eh, riuscì a calcolare il redshift, quindi lo stiramento verso il rosso delle galassie, che significa che si stavano allontanando da noi. Ma disse anche che più le galassie sono lontane e più si allontanano velocemente. Questo non si è mai capito come arrivò a tale definizione, anche perché studiò soltanto le galassie dell'ammasso della Vergine, quindi quelle più o meno stanno tutte alla stessa distanza, quindi si presume che più o meno Hubble sapeva già dove voleva andare a parare, quindi enunciò quella frase perché la sapeva, ma non era supportata da un qualcosa di, ehm, di osservativo. La seconda prova a favore del Big Bang è, Nettamente più eh, importante è stata la scoperta di un qualcosa chiamato eh, radiazione cosmica di fondo. Se all'epoca esisteva una radiazione, questa non può essere scomparsa. Abbiamo visto che l'universo da un certo momento in poi aveva dato fondo a tutte le sue possibilità, tutto quello che doveva essere stato creato è stato creato all'inizio, da quel momento in poi esisteva questa radiazione. Ma la radiazione è un insieme di onde, queste onde vengono stiracchiate dall'espansione eh, dall dell'universo. Quindi l'universo espandendosi non fa altro che eh, portarsi dietro tutta la radiazione. Quindi una radiazione che nasce potente, una volta che si espande, va a diminuire. Eh, questo che cosa vuol dire? Che cala la temperatura. Quindi dati alla mano, all'epoca si stava cercando una radiazione cosmica di fondo. Che non era più alle energie previste dal, ai tempi del Big Bang, ma che ai giorni nostri dovevano essere presenti nello spettro delle eh, microonde. Questa radiazione è stata teorizzata, era all'epoca teorizzata da alcuni, ovviamente, fisici che la stavano cercando, anche se in, re, in realtà la stavano cercando intorno ai 5 gradi Kelvin, quindi più o meno eh, quasi allo zero assoluto. 5 gradi sopra lo zero assoluto, tuttavia, mentre loro la teorizzavano e la cercavano, eh, furono due tecnici della Bell che andavano a mettere un'antenna um, una a uh, Crawford Hill nel New Jersey. Era nel 1964. Questa antenna era una, un gigantesco cono di 6 metri che in pratica mh, consentiva anche di essere un qualcosa di eccezionale a livello astro astronomico perché un cono. Eh, di 6 metri di, di diametro riesce ad abbassare notevolmente il rumore. Quindi, che cosa fecero questi due tecnici della Bell? Spesso passati come ignoranti che hanno avuto fortuna, ma in realtà non lo erano affatto ignoranti, anche perché eh, facevano le cose con cognizione di causa. Hanno utilizzato questo enorme cono di 6 metri per andare a m, misurare i, le onde galattiche, quindi le, m, le, le onde radio emesse dalla nostra galassia non sul piano galattico dove sono maggiori perché si addensa la maggior quantità di eh, materia ma lontano dal piano galattico ovviamente questo eh, comporta dei, dei problemi perché comunque c'è un segnale eh, c'è un segnale di fondo c'è un rumore elettrostatico come quello della televisione nel momento in cui il canale si vede male quindi si vede quella nebbiolina quindi c'è qualcosa da fare per eliminare questo rumore un conto è voler misurare la radiazione proveniente da una stella perché per eliminare il rumore si punta la stella, se ne eh, capta la radiazione, poi si punta in una zona dove non ci sono stelle e se ne capta la radiazione. La radiazione della zona vuota ovviamente è il rumore che va sottratto a quello della stella per avere il segnale della stella finale. <coughs> Questo non si può fare con la galassia perché eh, il segnale arriva da, eh, da ogni dove. Quindi dati alla mano si aspettavano un certo rumore. Tuttavia, anche una volta eliminati eh, rumori esterni come quelli provocati da piccioni che si erano andati ad annidare dentro un cono di 6 metri, un cono di 6 metri che fai non ce lo fai il nido, ce lo fai, quindi i piccioni ce l'hanno fatto e ovviamente lo hanno anche utilizzato per tutti i loro bisogni. Quel materiale espulso dai piccioni provocava rumore, è stato pulito anche quello, dopo questa eh, pulizia il segnale captato era ancora più alto di quello che ci si attendeva. Quindi eh, i due tecnici della Bell, Arno Penzias e Robert Wilson, non essendo i due passati lì per caso, sapevano di questa ricerca che si stava conducendo nella ricerca della radiazione cosmica di fondo e quindi capirono di essere di fronte a un qualcosa del genere. Quindi comunicarono la notizia e il risultato fu che il premio Nobel fu il loro e non andò invece a chi la stava eh, teorizzando. Può essere giusto, può essere non giusto. Ma sicuramente è giusto che lo abbiano preso loro. Eh, magari può essere ingiusto il fatto che non sia stato dato anche a pari merito chi eh, stava teorizzando un po' il tutto. <clears throat> Quindi, questa radiazione cosmica di fondo eh, ci dice tanto è il modo che abbiamo per andare oltre i 380.000 anni, che sono il limite, oltre il quale non riusciamo a vedere. Perché questa radiazione altro non è se noi il fossile della radiazione del primo universo, quello che deriva direttamente dal Big Bang, quella radiazione così forte che è, ai giorni nostri è diventata così debole tanto da essere a 3 gradi appena sotto lo zero assoluto, ma comunque ad avere ancora tutte le informazioni che ci servono per stabilire come era l'universo all'epoca. E questo eh, perché? Perché i fotoni, quindi la, le particelle della radiazione si comportano sia come onde che come particelle e come particelle vengono attratte dai grumi di eh, materia che si erano già creati all'epoca, quindi dalle particelle che già c'erano. Quindi nel momento in cui una particella, un fotone, viene attratto da questa materia, un po' rallenta. Rallentare significa perdere un po' di energia perdere un po' di energia vuol dire risultare un po' più freddo rispetto agli altri. Quindi le variazioni che noi vediamo sulla mappa della radiazione cosmica di fondo, evidenziando con diversi colori le diverse temperature di questa radiazione, ci dicono essenzialmente come era distribuita la materia all'interno dell'universo appena nato. Quindi le zone più fredde significa che c'erano dei fotoni, che erano stati rallentati da distribuzione di materia. Le zone più calde significa che erano fotoni liberi di muoversi ovunque volevano. Quindi la radiazione cosmica di fondo ci dice innanzitutto eh, come era distribuita la materia nel primo universo. Ma non è eh, l'unica cosa che ci dice. Arriviamo così alla notizia diciamo principale eh, perché Oltre alle variazioni di temperatura, oh, bene, eh, quando parliamo di variazioni di temperatura non vuol dire che nelle zone blu eh, ci congeliamo e nelle zone eh, rosse eh, moriamo di caldo. Stiamo parlando di variazioni infinitesimali, anche questa volta. 0,0002 gradi Kelvin sono le variazioni di temperatura. Quindi, questa mappa che è stata ottenuta dai dati di COBE, la prima sonda NASA che ha analizzato la radiazione cosmica di fondo ci ha consentito di scoprire determinate cose. La prima è la mappatura della materia, la seconda è che la quantità di materia e la distribuzione di materia fanno sì che l'universo sia su grande scala relativamente piatto, cioè quel tanto che basta a non contrarsi e quel tanto che basta a non eh, morire termicamente con un'accelerazione dell'universo, e che la quantità di materia eh, barionica è soltanto una piccola parte, il 23%, rispetto agli effetti gravitazionali che si notano oggi. Quindi materia oscura e energia oscura. Quindi guardate quante cose riusciamo a ottenere da questa mappa. <clears throat> Dopo Kobe c'è stato Planck, quindi un'altra epoca di Planck, ma questa volta stiamo parlando di un satellite, non del, eh, del fisico. Abbiamo detto che masse in accelerazione devono produrre onde gravitazionali. All'inizio di questo anno, è stata divulgata una notizia che è passata un po' in secondo piano, però eh, diciamo noi l'abbiamo messa e mh, eravamo abbastanza interessati perché ci diceva che dalla radiazione cosmica di fondo noi, riuscire, noi possiamo riuscire anche a determinare eh, qualcosa di molto importante e i dati di Planck potevano essere utili a questo scopo. Quindi che cos'è che possiamo eh, andare a vedere dalla radiazione eh, cosmica di, eh, di fondo, in pratica, la notizia eh, riguardava lo studio fatto da eh, Liang Day della Johns Hopkins University, e in pratica, parlava eh, della polarizzazione dei fotoni. Nel momento in cui un fotone passa vicino a un centro di massa, cambia la sua eh, direzione, quindi la materia eh, ha un effetto di polarizzazione eh, del fotone, <coughs> ma non è la sola la materia che, che polarizza il, i fotoni, quindi che ne cambia la direzione, anche eventuali onde gravitazionali riescono a polarizzare la radiazione. Eh, queste fluttuazioni sono eh, definite fluttuazioni in modo B e derivano proprio dalle onde gravitazionali. Quindi questo studio, che è stato eh, pubblicato a fine gennaio, inizio febbraio di questo anno, già anticipava di gran lunga quella che poi è stata la notizia divulgata il 17 marzo alla Royal Astronomical Society. Perché non faceva altro che dirci, visto che noi la conosciamo, la mh, distribuzione della materia, se riusciamo a vedere, a calcolare come dovrebbe essere la polarizzazione dei fotoni soltanto in relazione alla materia, allora, vedendo lo scostamento da come invece ci risultano polarizzati i fotoni, riusciamo a capire qual è la polarizzazione che è stata indotta dalle onde gravitazionali. Perché se i fotoni non risultano polarizzati così come dovrebbero essere soltanto dall'interazione con la materia, vuol dire che c'è dell'altro, vuol dire che le onde gravitazionali hanno provocato questo effetto. Questo era l'articolo del 19 febbraio, eh, che ha anticipato di ben un mese quello che poi è stata eh, la bomba che è arrivata il 17 marzo con la Royal Astronomical Society. Ovviamente i rumors già c'erano, eh, quindi si era già capito di che cosa si stesse parlando. In pratica è stato utilizzato un potentissimo telescopio chiamato BICEP2, che si trova al polo sud, per eh, analizzare, proprio per trovare, questo effetto eh, di polarizzazione delle onde gravitazionali eh, sulla <coughs> sui fotoni della radiazione cosmica di fondo. E in pratica è uscito fuori proprio questo risultato, che la radiazione cosmica... Le onde gravitazionali hanno in pratica pettinato i fotoni indirizzandoli tutti in un verso, quindi polarizzandoli, e quindi attraverso questa osservazione è stato possibile avere questa osservazione diretta, che ovviamente non è diretta perché abbiamo visto i fotoni mentre si giravano, ma è perché da calcoli siamo riusciti a capire che qualcosa che non è la materia li ha girati. Quindi eh, la notizia è che. Il rapporto che esiste tra le fluttuazioni di materia e l'ampiezza delle, delle fluttuazioni di tipo beta, eh, di tipo eh, B, eh, è pari a 0,2. Ora, il modello cosmologico standard è sì un modello, ma non ha un indirizzo univoco. Ci sono diverse scuole di pensiero all'interno che, a partire da ipotesi diverse, giungono a risultati mh, più o meno diversi. Quindi eh, molti modelli basavano questo rapporto su un valore di 0.1. È chiaro che un'osservazione diretta come questa che porta la soglia a 0.2 significa eliminare una buona parte dei modelli finora eh, che finora mh, erano ancora accettati perché eh, ancora non confermati né smentiti. Quindi questa osservazione è stata fatta a sigma 5 e chi di voi ha seguito la storia del bosone di Higgs sa benissimo che sigma 5 significa un grado di affidabilità pari al 99,9999% quindi è quasi certezza. Quindi questa è la notizia del, eh, del mese. È stata osservata questa polarizzazione dovuta alla eh, presenza di onde gravitazionali e quindi non soltanto eh, di materia. <coughs> Insomma, abbiamo fatto un bel vegetto perché siamo partiti da quando l'universo è nato e siamo arrivati ad oggi. Quindi vediamo un attimo com'è la mappa eh, che ci è stata fornita dai dati di Planck. Ovviamente è un po' più precisa rispetto a quella di Gobbe. Eh, vediamo un attimo come confronto: questa è quella di e questa è quella di eh, Planck. E, tra l'altro, i dati di Planck, la, la prima mappa di Planck è uscita nel 2013 ed è stata anche all'epoca la notizia dell'anno, perché comunque. Consentito di stimare in maniera diversa le quantità di presenti del, del, materia presenti all'interno dell'universo materia barionica, materia oscura e così via. Quindi questa, diciamo, è quella notizia eh, dell'anno. Gli stessi, questa è un'immagine di Bicep 2, quindi lo, lo strumento che ha consentito la, la, la scoperta, <coughs> eh, e quindi. Sigma 5 vuol dire certezza, nonostante alcuni tentino di mh, sottostimare il risultato. Eh, poi però escono fuori notizie tipo questa, che parlano in pratica di onde sui laghi di Titano, quindi eh, sul, sul titolo appare eh, che, ci sono, che sono state fotografate delle onde sui laghi di Titano, poi leggi l'articolo dentro e c'è scritto che 4 pixel sono risultati un po' più... Ehm, chiari rispetto agli altri, e poi leggi ancora e scopri che i laghi di Titano sono di idrocarburi, quindi per generare un'onda servono venti più grandi rispetto a, più, più forti rispetto a quelli terrestri, e poi leggi ancora e scopri che i venti di Titano sono più deboli di quelli terrestri, quindi alla fine eh, l'articolo si chiude dicendo che probabilmente è un errore sui dati della Camera. <coughs> Quindi, mh, diciamo, gli stessi che parlano che mh, mettono in discussione una notizia data dalla Royal Astronomical Society con Sigma 5. Poi alla fine se ne escono con queste notizie. Quindi, questo significa che non conta la fonte, conta leggere l'articolo. E da lì andare a, a fare una, una, un esame, diciamo, un'analisi un della notizia. A prescindere dalla fonte che sembra autorevole, quando invece magari. <coughs> Occupa soltanto un po' di spazio sul web. Abbiamo fatto una carrellata eh, di, di queste notizie, ovviamente ne abbiamo dette soltanto tre, ma siamo andati lunghi ovviamente, anche questa volta. Quindi vedremo una parte di cielo del mese un po' ridotta rispetto a quanto facciamo di solito, perché, comunque, eh, diciamo, ci siamo già dilungati un pochino Quindi, vedremo soltanto degli eventi. Particolari che, ehm, che si verificheranno a, ad aprile, ma che noi non potremo vedere. Sempre i soliti fortunati perché non, non è periodo di, eh, di vederli. <coughs> quindi facciamo partire il nostro planetario e quindi vediamo quali sono le costellazioni visibili durante questo mese. Le vediamo qui in basso, le riconosciamo anche se no, volutamente non ho messo righette così almeno è un po' più complicato andarle ad individuare. Comunque questa è Arturo. E questa è Orione che tramonta, quindi verso ovest. Andremo a perdere le principali costellazioni invernali dopo averle perse in pratica per tutto l'anno visto che il tempo è stato sempre poco clemente. Quindi mettiamole adesso le eh, righette per vedere che il giorno, intorno al 15 aprile, la parte dello Zenith sarà occupata dall'orsa maggiore e dalle costellazioni, tipicamente primaverili, che passeranno in meridiano prima di mezzanotte, come il leone la lince, il cancro è ancora un po' alto e soprattutto eh, costellazioni più prettamente primaverili che stanno giungendo da est come la Vergine e come il Bifolco, il Butis, della stella Arturo, la più brillante dell'emisfero eh, boreale, marcatamente arancione. Andiamo avanti con lo script, facciamo un attimo uno zoom su quello che ci riserva, andiamo veloci, eh, su quello che ci riserva l'orizzonte nord. Per vedere appunto che un'orsa maggiore è molto alta, tutto ruota intorno alla stella polare, l'orsa maggiore tende a salire, qui eh, da questa parte c'è eh, la costellazione dei cani da caccia, quindi molto alta con la stella, eh, con la galassia M51, la galassia vortice, <coughs> e per un'orsa maggiore che è alta ovviamente Cefeo e Cassiopera sono eh, nel punto più basso del loro cammino celeste. Facciamo uno swap del cielo che ce ne andiamo verso sud, per vedere ciò che transita in meridiano. L'abbiamo detto, eh, il Leone, con la stella principale regolo. Abbiamo una zona di cielo mh, relativamente grande, però occupata da costellazioni particolarmente deboli, come l'Hydra Femmina, anche il cancro, non è che sia una costellazione dal punto di vista stellare così. Brillante. Tuttavia, quello che vediamo è che sta eh, arrivando, sempre mh, relativamente bassa, non si alza mai più di tanto, data la declinazione australe, la costellazione della Vergine, ma sopra c'è la stella Arturo, la più brillante, abbiamo detto dell'emisfero boreale. Che eh, prende sempre più eh, piede, Ci <coughs> andiamo quindi verso est a vedere quello che sta sorgendo. E con l'avanzare delle ore, quindi l'avanzare della notte avremo la costellazione di Ercole, la piccola costellazione della corona boreale che fa da seguito alla stella Arturo e poi sorgeranno piano piano le costellazioni più tipicamente estive, anche se ancora presto, però Zubenel Shamali e Zubenel Genobi sono della costellazione della bilancia che fa da preambolo allo scorpione <coughs> e al sagittario. Quindi andando avanti con... Uh, con le ore vediamo sorgere la costellazione dello Fiuco, la tredicesima costellazione zodiacale e quindi le prime stelle del triangolo estivo. Quindi Vega in assoluto. Questo è mezzanotte e mezza. Quindi già a mezzanotte e mezza cominciamo a vedere scampoli di cielo estivo. <coughs> Andiamo ancora un po' avanti perché accendiamo i pianeti e vediamo che proprio nella costellazione della Vergine eh, già abbiamo avuto un quadretto simile questo mese con la Azzurra Spiga e rosso Marte e la Bianca Luna vicine. E questo mese ci regalerà ancora qualcosa di simile. Quindi, eh, verso le 11 eh, di sera eh, potremo vedere con una vergine già abbastanza alta Marte vicino a Spiga. Non per tutto il mese, tuttavia, parliamo in particolare di Marte perché il giorno 8 di aprile sarà in opposizione, quindi è il periodo migliore per vederlo. Ovviamente Marte è un pianeta molto piccolo, è la metà della Terra e ha un'orbita particolarmente eccentrica, quindi non tutte le opposizioni sono così belle come quella del 2003, questa sarà un'opposizione un po' piccolina. Quindi eh, non ci sarà chissà quale osservazione, tuttavia si tratta sempre di un pianeta che si presta all'opposizione ogni due anni e quindi vale la pena eh, dedicarci un po' di tempo. I più fortunati con una strumentazione, diciamo, abbastanza idonea potranno anche vedere i due satelliti <coughs> intorno a Marte, che sono Phobos e Deimos, due satelliti piccolini catturati da, da Marte. Quindi lasciamo per un po' a Marte e andiamo a vedere quelli che sono i principali avvenimenti che noi non, non potremo vedere. Eh, innanzitutto abbiamo detto che Marte non sarà presente sempre. Eh, vicino a Spiga, perché vedete, andando avanti con il tempo, intanto passa la Luna a velocità folle, Marte tende a spostarsi più verso la stella Porrima. Quindi arriveremo alla fine di aprile, dove Marte non sarà più vicino Spiga, ma sarà vicino alla stella Porrima, sempre della Vergine. Questo è lo spostamento che eh, è stato fatto, che verrà percorso da, da Marte. <coughs> Quindi fine mese, inizio mese di maggio, la congiunzione con la stella porrima. Andiamo ancora avanti e vediamo quello che accadrà il 15 aprile. Ci sono due eventi particolari quest'anno, questo mese. Il primo è una eclisse di luna, un'eclisse totale di luna che si verifica il 15 aprile, ma che avrà inizio proprio nel momento in cui da noi la Luna tramonta. Quindi non potremo vedere neanche una fase di questa. Eh, di questa sequenza che adesso andremo a vedere, però la vogliamo vedere perché, comunque, <coughs> almeno su un planetario qualcosa possiamo vedere. E quindi facciamo scorrere il nostro tempo e andiamo, a <coughs> andiamo avanti fino a che la Luna non tocca la penombra, la toccherà verso le 6 e 53 di mattina. Facciamo anche un piccolo zoom, così almeno la vediamo un po' meglio. Entra nella penombra, intorno alle Poco prima delle 8 è tutta nella penombra e comincia l'ingresso nell'ombra, quindi la luna andrà a sparire. Questo sarà visibile dalle zone in cui la luna a, quel, a quell'ora sa, sarà visibile, quindi nelle zone in cui sarà notte, quindi dalle parti dell'America, parte dell'Africa, ma noi non la vedremo perché sarà già tramontata. <coughs> Quindi verso le 10.28 la Luna uscirà, inizierà ad uscire dalla zona d'ombra, si trasformerà in eclisse parziale, intorno alle 11.30 di mattina uscirà anche dall'ombra e comincerà ad uscire anche dalla zona di penombra. Tutto questo vicino alla stella spiga, ma ovviamente noi abbiamo detto che non riusciremo a vedere nulla. Finita questa eclisse, facciamo andare un po' avanti la luna per vedere comunque qualche altra congiunzione che ci regalerà durante questo mese, eh, andrà a passare vicino a Zubenel eh, Genubi, quindi andrà a finire nella costellazione della bilancia dove intorno a, a dopo la metà di, eh, di aprile, quindi intorno al 17 aprile, sarà in congiunzione con il pianeta Saturno nella costellazione della Bilancia. <coughs> Ancora un po' avanti e andiamo in Antartide il 29 di aprile. Il 29 di aprile, quindi, ci sarà questa, uh, questo fenomeno che è una eclisse anulare di sole. Quindi la Luna che ovviamente è, è scura perché si trova. Nella fase di eh, 9 luglio, altrimenti non si potrebbe avere un'eclisse di Sole. <coughs> Andrà a passare davanti al disco solare. Ci sono anche le macchie perché il software è aggiornato. <coughs> quindi in questa località non è centrato bene il punto mh, più fortunato, perché nel punto più fortunato, comunque, l'eclisse risulterà come un'eclisse anulare quindi un anello intorno. Alla Luna, e qui per una delle tipologie di eclissi solari più, più spettacolari, quella, quella anulare. Finisce l'animazione. E andiamo a vedere eh, un, un altro pianeta che si sta apprestando. A quella che è la sua opposizione. Il 10 maggio ci sarà la serata eh, Occhi su Saturno organizzata ogni anno per eh, celebrare questo, eh, questo pianeta, e durante il mese di aprile, questo è il Saturno il primo aprile. Vediamo l'inclinazione degli anelli: <coughs> come appare in questo, in questo anno. Se vi ricordate, tre o quattro anni fa gli anelli erano completamente di taglio, quindi non si vedevano neanche, adesso cominciano a, a riaprirsi e questo è il gioco che fanno. I satelliti intorno a Saturno e questi sono i giochi che fanno anelli, i satelliti di Saturno intorno al pianeta. <coughs> Bene, lasciamo un po' i satelliti girare, e quindi come eventi particolari, diciamo a parte le congiunzioni che la Luna regalerà, ovviamente sempre con le stelle principali, passando nel leone, passando nelle costellazioni zodiacali con Spiga e nella bilancia con Zub e Genubi e con Saturno, l'evento principale ovviamente è una, um, sono i due che non vedremo, è l'opposizione di Marte, presto sul sito troverete un, uh, un servizio, un articolo a parte sull'opposizione di Marte, comunque già trovate nella parte del sistema solare eh, tutto quello che potete per ora sapere sul, eh, sul pianeta Marte e quindi su, sulla sua geologia, sulla sua storia, sulle missioni che lo hanno visitato. <ride> quindi io eh, do un ringraziamento a tutti voi che avete partecipato, eh, a, tutta, a tutta la squadra di Astronomiamo, una splendida squadra di Astronomiamo, quindi Adriano, Barbara, Elisa, Mauro, Paola, eh, Raffaella, Roberto, c'è cioè Noemi e c'è cioè, eh, Claudio. <ride> Quindi ringrazio tutti, vi, vi invito comunque a seguirci ancora sul nostro eh, portale perché comunque vi terremo sempre eh, costantemente informati su tutto quello che, che avverrà durante, eh, durante il mese a venire. Le prossime pubblicazioni sono a parte eh, quella di Barbara che ci informerà sempre eh, della, dei passaggi della Stazione Spaziale Internazionale, sono le uscite. Di Adriano, quindi sulle spalle dei giganti, e di Roberto eh, con Vita da Stella e la mia con <coughs> A Caccia di Respiri. Quindi state collegati perché comunque non mancheranno mai le, le nostre attività. A un Ringraziamento, un uh, augurio di buona continuazione di serata e un uh, arrivederci alla prossima. Ciao.